Siamo molto impegnati a trovare una soluzione per il Mercadante e per il San Ferdinando, quindi per il Teatro Stabile. Noi abbiamo fatto una serie di riunioni, impugneremo una serie di delibere del CDA, impugneremo il contratto a Defusco e nei prossimi giorni prenderemo una strada diversa, che è quella di adottare una delibera con cui procediamo alla revoca delle assegnazioni del Teatro Mercadante e del Teatro San Ferdinando all'associazione che fu creata per creare una struttura nuova dalla quale ripartire con tutti quelli che ci vogliono stare, con uno statuto che non mette il Comune di Napoli in minoranza, perché noi abbiamo veramente il paradosso. Il Teatro Stabile è il teatro della città di Napoli e con un'operazione assolutamente illegittima e con un'operazione, diciamo, che non ha nulla a che vedere con la cultura, si è cercato di far fuori il Comune di Napoli. Quindi questo noi non l'accettiamo in alcun modo. Noi abbiamo ottenuto un risultato storico che mai nessuno nel passato aveva ottenuto, cioè quello del Teatro Nazionale. Noi vogliamo che il Teatro Nazionale sia il teatro della città di Napoli, con tutte le istituzioni che ci vogliono stare dentro, ma in modo trasparente e corretto, soprattutto con il mondo della cultura. E quindi dal momento in cui vediamo che da quella parte si continua a cincischiare, noi useremo da una parte le azioni giudiziarie per quanto riguarda la delibera e poi procederemo a un atto senza precedenti, quello di cominciare da capo. In questa operazione di cui lei parlava per il Mercadante non c'è rischio per quanto riguarda i fondi che sono stati stanziati? Assolutamente no, ce la siamo studiata, abbiamo parlato con l'avvocatura, anzi avremo un teatro più forte, avremo una fondazione nuova con i fondi ministeriali del Teatro Nazionale che ivi confluiranno. E ovviamente siamo convinti che tutte le istituzioni che in modo corretto vorranno stare in questa partita per la cultura della nostra città ci staranno. Ma non è pensabile che il Comune di Napoli sia tenuto fuori o che si facciano operazioni assolutamente poco corrette e poco trasparenti come quelle che abbiamo visto fare nei mesi scorsi. Questa è una cosa che è proprio inaccettabile, che la città di Napoli non può accettare. Abbiamo aspettato un po' di tempo, abbiamo aspettato che il buonsenso potesse prevalere, questo non è accaduto e quindi andiamo avanti con grande determinazione, come è nostra abitudine fare, quindi facendo pulizia e ripartendo da capo.